Salve a tutti e ben ritrovati, bentornati su Travel Talks, la rubrica in cui vado a darvi consigli basati sulle mie esperienze di viaggio. Oggi vi consiglio 5 cose da andare a vedere a Osaka. Osaka è una città particolare, ha certe similitudini con Tokyo, ci sono le zone di palazzoni, si sviluppa sul mare, è ben collegata e quant'altro. Però ha un'atmosfera tutta sua, è abbastanza unica e riconoscibile. Personalmente mi è piaciuta molto. Una delle mie zone preferite di Osaka, nonché primo consiglio di oggi, è Shinsekai, un'area costruita nel 1912 basata nella parte nord su New York e nella parte sud su Parigi. È molto particolare, molto colorata, piena di negozi, insegne e quant'altro, e qui c'è anche la torre Tutankhamon che si illumina di notte e che è molto famosa nello skyline di Osaka. È ottima per qualche passeggiata notturna con tutte le luci al neon e le insegne accese, un bel giro nei ristorantini tipici con i locali, con i giapponesi. In questa zona ci sono anche parecchi ristoranti di fugu, di pesce palla, che è una cosa che da noi non è che si trovi granché. È però anche una zona in cui ci sono molte sale di pachinko che onestamente non mi sento proprio di consigliarvi. A soli pochi minuti a piedi da Shinsekai c'è la zona commerciale di Abenobashi, dove ha sede Abeno Akuras, il palazzo più alto del Giappone. Inaugurato nel 2014, è alto 300 metri e ha 62 piani, in cima ai quali c'è l'osservatorio Arukas 300, accessibile pagando 1500 yen. Però la vista è assolutamente mozzafiato. Il terzo consiglio di oggi è Tsurohashi, ovvero la Korea Town di Ikuno. Perché sì, se nella maggior parte delle città si va a vedere la Chinatown, a Osaka si va a vedere la Korea Town. Si divide in due parti, la parte all'aperto, che è la più classica, a quella a cui siamo solitamente abituati nelle Chinatown, Korea Town, in cui ci sono tutti i ristorantini, tutti i posti dove andare a mangiare street food e quant'altro, assolutamente consigliato, si mangia veramente bene. Ma la Tsurohashi vera e propria si sviluppa a partire dalla stazione, in un intrico di vicoli coperti, dove si può trovare veramente di tutto, dall'abbigliamento al cibo ai ristoranti. E devo dire che mi ha affascinato molto come zona. Andiamo ora invece in una delle zone più famose di Osaka, ovvero il quartiere di Namba. Qui ha sede il tempio di Namba Yasaka Jinja, che prima della restaurazione Meiji del 1868 era molto più grande e molto più importante, ma con la divisione fra templi buddhisti e shintoisti si è ridotto in misure. Durante la Seconda Guerra Mondiale è stato molto danneggiato e in seguito ricostruito, e nel 1975 è stata costruita quella che è l'attrazione principale di questo tempio, ovvero l'Emaden, una grande testa di leone di Shishibutai con all'interno un santuario. È molto particolare e alquanto inaspettata, però è veramente molto bellino e una cosa diversa dal solito, quindi ve lo consiglio. Il quinto punto di interesse che vi propongo oggi è Nakanoshima, un'isola lungo 3 km sul fiume Kyūyōdo. Qui hanno sede palazzi molto importanti dell'economia, la cultura e l'amministrazione della città, fra cui anche il municipio. Inoltre c'è un grande giardino che, quando ci sono stato io, che era a dicembre, non era in fiore, ma d'estate in primavera deve essere molto molto bello. Qui è anche una zona dove si possono vedere appunto molti palazzoni e molte strutture moderne in vetro e acciaio, se vi piace questo genere di architettura. Questi erano i miei 5 consigli per la città di Osaka. Ovviamente, come sempre, non sono tutte le cose che si possono vedere, ma sono 5 cose particolari che a me sono piaciute, sono rimaste molto impresse e che avevo piacere di condividere con voi. Come al solito, se il video vi è stato utile o vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con gli amici, iscrivetevi e quant'altro. Se avete qualsiasi domanda, lasciatela pure nei commenti, vi risponderò senza problemi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video.